ragazzi, o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. Oggi, per la precisione, siamo in Florida e siamo ad inizio 2008, perché vi racconterò l'assurdo caso di Denise Amber Lee. Iniziamo. Denise Amber Lee è una bellissima ragazza di 21 anni. È nata il 6 agosto 1986 a Englewood, in Florida. Suo padre, Rick, è stato uno sceriffo della contea di Charlotte per ben 25 anni. Denise è una ragazza molto intelligente e molto studiosa. Si diploma alla Lemon Bay School nel 2004. Successivamente si iscrive ad un college della sua zona e proprio lì conosce il suo futuro amore, il 23enne Nathan Lee. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine, tant'è che i due si fidanzano immediatamente e Nathan regala a Denise un bellissimo anello a forma di cuore. Nathan però non era assolutamente ricco, non aveva tanti soldi e infatti questo anello valeva poco più di $40, ma non per Denise, perché per Denise quell'anello valeva veramente tanto, tant'è che ce l'aveva sempre al dito. La coppia si sposa l'anno dopo, nel 2005, e Denise rimane subito incinta. I due avranno poi due figli. Denise è considerata da amici, parenti, conoscenti una persona meravigliosa, una ragazza solare, molto positiva e tranquilla. Nonostante sia una ragazza giovanissima, esce però poco di casa, anche perché i suoi bambini erano molto piccoli e venivano prima di ogni altra cosa. Denise e Nathan in quegli anni stavano affittando una casa a Northport, nell'attesa di avere abbastanza soldi da potersene comprare una. In famiglia l'unico a lavorare è Nathan. Denise infatti stava a casa per guardare i bambini. Nathan però fa tre lavori proprio per non far mancare nulla né alla moglie né ai due bimbi piccoli. L'impiego principale di Nathan era letturista di contatori per la Florida Power and Light Company. Occasionalmente faceva anche il magazziniere in una catena di supermercati chiamata Winn-Dixie e durante l'estate arbitrava delle partite della Little League, ossia partite di baseball. Comunque, Denise e Nathan erano veramente la coppia perfetta, sia per gli amici che per i parenti che per i vicini, erano proprio l'emblema dell'amore. Ora arriviamo ad una giornata particolare, una giornata che si rivelerà tragica, quella del 17 gennaio 2008. Era una giornata molto calda e soleggiata. Ricordiamoci che siamo in Florida e lì anche d'inverno c'è un clima che non va mai al di sotto dei 15 gradi. Quel giorno poi c'era un piacevolissimo venticello mite. Proprio per questo motivo Nathan e Denise decidono quella mattina di tenere aperte le finestre di casa e di non usare l'aria condizionata, questo anche per risparmiare qualche soldino in più. Più tardi, verso le ore 11:21 del mattino, Denise chiama Nathan per fare le solite chiacchiere di routine. Denise dice al marito di essere nella veranda a tagliare i capelli di Noah, il figlio più piccolo, di 2 anni. La telefonata si concluderà poi con le due parole che la coppia si diceva più spesso, ossia «ti amo». Poche ore dopo, un vicino di casa dei Lee nota qualcosa di strano. Vede infatti un'auto, precisamente una Chevrolet Camaro verde, che faceva continuamente il giro dell'isolato. Aveva girato almeno 5 volte di seguito nell'arco orario tra l'una e le 2 del pomeriggio. Per curiosità, il vicino allora esce di casa, va nel suo giardino e cerca di capire chi ci fosse alla guida dell'auto. Ad un certo punto la Chevrolet Camaro entra nel vialetto di casa dei Lee, tant'è che il vicino pensa che probabilmente l'autista aveva finalmente trovato l'indirizzo che stava cercando. Il vicino poi rientra in casa. Erano le ore 14. Thank you.
Circa una decina di minuti dopo, il vicino però torna nel suo giardino e nel mentre vede la Chevrolet Camaro verde andare via dal vialetto dei Lì. Ora sono le ore 15:30, Nathan torna dal lavoro, però, per sua grande sorpresa, a casa non trova nessuno. Nathan pensa che la moglie magari era uscita per portare a spasso i bambini, ma poi vede in casa il suo cellulare, la sua borsa e anche le chiavi. A quel punto Nathan capisce immediatamente che qualcosa non va. Si reca allora subito in camera dei bambini e per sua sorpresa li trova nei letti che dormivano. Poi va nella camera matrimoniale dove invece c'erano i vestiti di sua moglie messi sul letto come se fossero pronti per essere indossati dopo la doccia. Lei di solito faceva così. Inoltre le finestre erano chiuse, non aperte come al mattino, e l'aria condizionata non era attiva. Nathan proprio non capisce, trova tutto così strano. Decide allora di contattare la madre di Denise per sapere se avesse sue notizie, ma neanche lei sapeva nulla della figlia. Nathan a quel punto decide di chiamare il dipartimento di polizia di Northport. Northport emergency. Yes, I'm at 7912 Tour Avenue. I just got home from work and my wife, I can't find her. My kids were in the house and I don't know where she is. I've looked every single place. Dopo aver appreso della telefonata al 911, il padre di Denise, Rick Goff, si mette immediatamente in azione. In qualità di veterano dell'ufficio dello sceriffo di Port Charlotte, prese subito sul serio la questione. Già alle ore 16, infatti, il detective Chris Morales viene inviato a casa della famiglia Lee. Subito il detective si rende conto che non erano presenti né segni di effrazione né di colluttazione. In ogni caso, il padre di Denise, Rick, conoscendo le maggiori autorità della zona, si mette subito in ricerca della figlia. Il caso di Denise Amber Lee diventerà uno degli sforzi di ricerca cooperativi più estesi che la Florida abbia mai visto prima. Il caso ha coinvolto infatti centinaia di poliziotti, volontari, squadre di soccorso, auto di pattuglia, elicotteri, cani da ricerca e gli ATV, ossia dei mezzi di trasporto speciali costruiti per procedere su terreni difficili. Ora però dobbiamo tornare indietro alle ore 15:30 e dobbiamo andare nell'ufficio dello sceriffo della contea di Charlotte. Proprio a quell'ora l'ufficio aveva mandato a casa l'operatore del telescrivente per evitare di pagargli gli straordinari. Un telescrivente è un'apparecchiatura obsoleta, utilizzata dalle forze dell'ordine per inviare e ricevere messaggi urgenti come un bolo. Ma che cos'è un bolo? Un bolo, che sta per Be on the Lookout, ossia stare allerta, è una sorta di allarme per avvisare un agente di fare occhio appunto e di cercare un fuggitivo o un criminale in fuga. Viene spesso utilizzato anche per la ricerca di persone scomparse. Avendo quindi mandato l'operatore telescrivente a casa, spettava agli altri presenti monitorare l'apparecchio per controllare se arrivassero o meno dei messaggi urgenti. Questo punto, apparentemente poco critico, si rivelerà più avanti, come vedremo, un punto invece molto, molto rilevante. Alle ore 16:59 il Dipartimento di Polizia di Northport invia il suo primo bolo tramite la telescrivente. Il messaggio descriveva una Chevrolet Camaro verde e forniva una descrizione del sospettato. Ovviamente nel testo era presente anche una descrizione di Denise. Tuttavia, come abbiamo detto prima, questo messaggio non fu letto subito dal Dipartimento di Polizia di Port Charlotte perché l'operatore del telescrivente era stato mandato a casa. Come prima cosa la polizia cercò dei testimoni. Il primo ad essere interrogato fu il vicino che aveva visto l'auto nel vialetto di casa dei Lee, una Chevrolet Camaro verde. Ma alle ore 18 una donna chiama il 911. Nella telefonata la donna incolpava un suo parente di avere rapito una ragazza. L'uomo in questione era un certo Michael King.
Michael King è un uomo di 38 anni. Ha un carattere molto atipico, soprattutto da quando, all'età di soli 6 anni, ebbe un trauma cranico in seguito ad un incidente con il suo slittino. La ferita gli provocò una sorta di buco nel cervello, una ferita molto grave che costrinse King a sottoporsi ad un'istruzione speciale. Quell'incidente cambiò molto Michael, sia a livello cognitivo che comportamentale, tant'è che fu protagonista di diversi episodi violenti. All'età di 13 anni, ad esempio, cercò di uccidere il fratello con arco e frecce, mentre era intento a recitare il personaggio di un cartone animato. All'età di 17 anni, invece, dopo aver visto il film Il massacro della motosega in Texas, inseguì i membri della sua famiglia con una motosega in mano e con lo sguardo fisso e inespressivo. Nonostante questi episodi e un'infanzia sicuramente difficile, Michael King in età adulta è un uomo apparentemente normale. Diventa infatti un membro rispettabile della comunità, un idraulico esperto e molto apprezzato. Riesce a realizzare il sogno di avere una famiglia, una moglie, un bambino e anche a comprarsi una casa di proprietà. Inoltre non aveva nessun tipo di precedente. Ad un certo punto però la moglie lo lascia. La donna si era innamorata di un uomo conosciuto online. In seguito a questa delusione sentimentale, l'umore di Michael King inizia a cambiare e a cambiare in peggio. Tutto inizia a riflettersi anche nella sua sfera lavorativa e l'uomo cade in gravi difficoltà finanziarie. Perde il lavoro e rischia bancarotta e pignoramento. Inizia poi a frequentare un'altra donna, ma la relazione termina subito. Nel dicembre 2007. Solo qualche settimana dopo, un Michael King completamente al verde e risentito e frustrato dell'ennesima relazione finita male, sale sulla sua auto, una Chevrolet Camaro verde, e inizia così a guidare su e giù per le strade di Northport, finché non vide qualcosa che attira la sua attenzione. Una casa intorno a cui lui inizia a girare con la sua auto. Dopo aver ricevuto il nome di Michael King, la polizia cerca di capire meglio cosa volesse raccontargli questa donna al telefono. La ragazza racconta che tra le ore 17:30 e 18 King si era fermato a casa di suo padre, Harold, di cui King era cugino, con una strana richiesta. Gli serviva una pala, una torcia e una tanica di benzina. Questo perché, a detta dell'uomo, il suo tosaerba si era bloccato. Il cugino Harold, senza farsi troppe domande, consegna a Michael King tutti gli strumenti che gli servivano e poi King se ne va di nuovo verso la sua auto. Ad un certo punto, mentre Harold stava rientrando a casa, sente una voce femminile provenire dall'auto del cugino Michael King. Una voce femminile che urlava disperata: "Call the cops! Chiama la polizia!". A quel punto Harold si avvicina all'auto del cugino e gli chiede di chi fossero quelle urla. Michael King risponde: "Niente, non preoccuparti". Ma per Harold c'era qualcosa di strano e quindi decide di avvicinarsi ancora di più all'auto fino a che vede Michael spingere giù la testa di una persona. Poi King di colpo prende il volante e parte. Ma Harold era altamente sospettoso e preoccupato e decide di dirigersi immediatamente a casa di suo cugino per vedere se fosse tornato e per vedere se ci fosse davvero quel tagliaerba bloccato nel giardino. Ma quando Harold raggiunge la casa di Michael King, non trova né lui né tantomeno il suo tosaerba. Harold decide allora di chiamare subito sua figlia Sabrina per raccontarle cosa fosse appena accaduto. Una volta ascoltato il racconto, Sabrina decide di chiamare il 911, sono le ore 18. La ragazza dice al centralinista che Michael King, il cugino di suo padre, aveva una ragazza legata in auto che gridava "chiama la polizia". Le informazioni vennero subito inviate ai vari dipartimenti di polizia.
Alle ore 18:14 però accade qualcosa di sconvolgente. Arriva un'altra telefonata al 911, ma questa volta dall'altra parte del telefono c'è proprio Denise Amber Lee. Denise era legata e bendata nei sedili posteriori dell'auto ed era riuscita a prendere il cellulare del suo rapitore mentre quest'ultimo guidava. Praticamente Denise parlava al telefono con la polizia, ma faceva credere a King di parlare con lui, chiedendogli delle informazioni, come ad esempio la strada che stavano percorrendo, in modo che la polizia potesse sentirle. Questa telefonata è davvero cruda, disperata, e ad un certo punto Denise dice testuali parole: «Mi chiamo Denise, ho un marito magnifico e voglio rivedere i miei figli». Verso la fine della telefonata si capisce che Michael King aveva inteso che la donna gli aveva rubato il telefono. La telefonata termina poi bruscamente. Nel mentre il padre di Denise conferma che si trattasse della voce di sua figlia. Le forze dell'ordine a questo punto si precipitano a casa di Michael King, ma l'uomo non c'era. Pochi minuti dopo la telefonata disperata di Denise, una donna di nome Jane Kowalski era ferma ad un semaforo sull'autostrada 41. Sente immediatamente delle grida disperate che secondo lei provenivano da un bambino e vede una Camaro di colore verde scuro proprio nella corsia accanto alla sua. Si volta e vede una mano battere sul finestrino posteriore. A quel punto capisce subito che qualcosa non andava, ma era già buio e non vedeva benissimo. La donna a quel punto decide di voler prendere la targa di quest'auto e una volta che il semaforo era diventato verde cerca di rallentare per far passare prima l'auto sospetta. Questo perché appunto voleva cercare anche di vedere meglio chi ci fosse al suo interno. La donna notò però che l'auto iniziò a rallentare e si mise dietro la sua. Forse King aveva capito che cosa volesse fare la donna? Jane Kowalski a quel punto però chiama il 911. Well, I'm on 41 going south and I'm going to do a cross street right now. Child screaming in the car. What kind of vehicle is he in? It's a blue Camaro. Like Camaro, like in the 90s or early 2000s or something. Okay, it was a baby or? No, it was a child. 41 seconds. Okay, I am, I'm going to pass across the street, and I believe he's still behind me. I'm at Jinx Drive. I'm just crossing it. I'm going very slow, like 35 miles an hour on 41. And he's behind you? I believe he's behind me. He has not placed between 5 and 10. And it was banging on the window. And screaming. And crying. And screaming. Okay. Like screaming, screaming, screaming. Okay. And not a happy scream, like, get me out of here scream. Left on Toledo Blade. And you said it's a blue Camaro? Blue or black, very dark. He's a white male. Mm-hmm.
Ora però ritorniamo al punto critico del volo che vi ho detto all'inizio. La donna aveva chiamato il 911, ma non essendo più per pochi chilometri nella contea di Northport, ma in quella di Charlotte, un'azione che poteva essere decisiva non fu effettuata tempestivamente. La contea di Charlotte, infatti, non avendo ricevuto ancora quel famoso messaggio inerente all'emergenza di Denise, perché l'operatore della telescrivente era andato a casa, non era aggiornato sugli ultimi sviluppi né tantomeno su Michael King. Di conseguenza, nessun'auto della polizia venne inviata tempestivamente nelle strade fornite dalla signora Kowalski. Inoltre, la centralinista del dipartimento di Charlotte, che rispose appunto alla signora, non segnò le informazioni sul solito database che comunicava con tutti gli altri dipartimenti, bensì su un pezzo di carta, pensando che il tutto fosse poi gestito dai suoi colleghi. Lei infatti stava per fare un cambio di turno. E così questa emergenza venne presa sotto gamba. E questo fu davvero imbarazzante perché Denise avrebbe potuto essere ritrovata all'istante, mentre per far circolare la notizia e per comunicare con Northport ci vollero un paio d'ore. Alle 18.50 il cugino di Michael King, Harold Muxlow, si recò ad un supermercato 7-Eleven per poter utilizzare un telefono pubblico. Decide di chiamare immediatamente il 911 e quella fu l'ultima delle telefonate di quell'assurda giornata. What's the location of your emergency? I'm not sure exactly what the emergency is exactly, but I think there's somebody that's been taken without their, they don't want to be where they need to be. Uh-huh. And we're in a 95 green Camaro from Northport, someone. Okay. How do you know this? I know. Is he going to hurt the girl? I don't. Did you saw them, though? Yeah. And where was she? Car. In the car? Was she okay? Ora siamo arrivati alle 21, sempre della giornata del 17 gennaio 2008. Due agenti vengono inviati a Toledo Boulevard, vicino alla I-75, in seguito alla telefonata della signora Kowalski per cercare una Camaro verde. Gli ufficiali avevano una perfetta descrizione dell'auto e le foto delle patenti di guida sia di Michael King che di Denise. Inaspettatamente, poco dopo, alle 21.10, un'auto Chevrolet Camaro verde scuro corrispondente alla descrizione entra nella I-75. La polizia ferma immediatamente il veicolo, puntando la pistola verso l'autista, ordinandogli più volte di uscire dall'auto, ma l'uomo si rifiuta. Dopo diversi minuti e diverse minacce di sparare contro il veicolo, l'uomo scende dalla sua auto. I suoi vestiti erano bagnati dalla vita in giù e le sue scarpe erano completamente infangate. L'autista viene riconosciuto proprio come Michael King, ma all'interno dell'auto c'era soltanto lui. King viene immediatamente arrestato e portato nell'ufficio dello sceriffo per essere interrogato. Per ben due ore un detective cerca di farlo confessare, senza però riuscirci. King continuava a professarsi innocente. Ma ad un certo punto arriva un altro detective, Chris Morales, che presenta a Michael un mandato di perquisizione, dove gli venivano richiesti i suoi abiti da analizzare per quello di cui era accusato, ossia l'omicidio di Denise Lee. King verrà poi arrestato e tenuto in custodia fino al processo. Due giorni dopo l'arresto, il corpo di Denise viene ritrovato senza vita e senza vestiti, grazie ai cani molecolari, in un campo poco lontano dal luogo in cui Michael King era stato fermato. Era in una fossa poco profonda, sdraiata in posizione fetale. Sul suo corpo era ben visibile una ferita di arma da fuoco e c'era dell'acqua sul fondo della buca.
L'autopsia stabilì poi che Denise era morta per un colpo di pistola alla testa, esattamente in fronte. Venne però anche rilevato del sangue aspirato nei polmoni, il che fece capire che la ragazza non era morta subito dopo lo sparo, ma che era rimasta in vita per qualche minuto. L'avvocato di Michael King, Jerry Meisner, non presentò nessun testimone al processo. Dall'altra parte, invece, i pubblici ministeri chiamarono più di 25 persone a testimoniare. I PM comunicarono in sede di processo un dettaglio straziante. L'anello a forma di cuore che Denise teneva sempre al dito e che le era stato regalato dal marito Nathan era stato ritrovato nell'auto di Michael King. Il DNA di Denise venne ritrovato sia nell'auto che sui vestiti di King, ma non solo, anche a casa dell'uomo. Questo significava che nel primo pomeriggio del 17 gennaio, dopo averla rapita, entrando in casa dei Lee probabilmente dalle finestre aperte, l'aveva poi portata di forza a casa sua, immobilizzata con del nastro adesivo e violentata. Poi l'aveva ricaricata in auto e si era diretto dal cugino Harold. Il 6 febbraio del 2008 Michael King venne condannato per omicidio di primo grado per l'uccisione di Denise Amber Lee. Il 28 agosto 2009 venne inoltre condannato anche per violenza sessuale e rapimento sempre nei confronti di Denise. Una settimana dopo la giuria condannò Michael King a morte. Michael King è attualmente ancora nel braccio della morte presso l'Union Correctional Institution di Rayford in Florida, in attesa della sua esecuzione. Picchiò sui finestrini dell'auto di King, gridò per tutto il viaggio e implorò il cugino di King di chiamare la polizia. Addirittura ebbe il coraggio di usare il telefono del suo rapitore. Le autorità, purtroppo, per tanti piccoli e grandi errori, non riuscirono a trovarla in tempo, nonostante le segnalazioni fossero state moltissime. Il marito, Nathan Lee, ha istituito la Denise Amber Lee Foundation per promuovere una migliore formazione agli operatori dei servizi di emergenza e per sensibilizzare l'opinione pubblica. Il 24 aprile 2009 il legislatore della Florida ha approvato il Denise Amber Lee Act, ossia una formazione facoltativa per gli operatori del 911. Tuttavia, la famiglia di Denise continua a spingere per l'approvazione di una legge nazionale per l'istituzione di una formazione e di una certificazione obbligatoria per tutti gli addetti alle emergenze. Il terribile caso del rapimento e dell'omicidio di Denise Amber Lee termina qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo caso e alla prossima puntata di Real Crime.